C'è la privacy, chissà, vabbè, non ti stiamo pigliando a te, guarda. Che sei così brutto che... Ma non scherzo di carnevale. Mario... No, si sono guaiati. Sono andate delle rom a cercare dentro il cassonetto, l'hanno preso e l'hanno chiuse dentro. Se questa è di persona. Hanno guaiati, si sono guaiati ora questi. È successo, cioè. L'hai visto il film di quello che fa rubare bombole? L'hai mai visto? Sì. Ancora con lo tronco di legnate. Quanti colpi? Non lo so, tanti. Perché poi già va a scappare. Tanti colpi? Che è stanco a un certo punto, smetti. Sì. È stanco lui. Sì. Mi tronchi. Mario, ho visto uno con viuste in bocca e quell'altro con la spada che tagliava viuste, o gli ha preso il naso, gli ha aperto il naso tutto così. Mario, ma io, Mario, la fanno fare all'ospedale. Mario, ma lo sai che stamattina non c'è né Federico né il giornale. E allora che famo? Nulla. Famo le palle, vi salute. Io la fa. Guarda un po' me. Siamo io. Se poi venire a casa facciamo le squadre. Cioè, potremmo andare in pizzeria, faccio una spaghettata e fare un edicolo a mangiare. No, c'è l'idraulica a casa, vieni. Buongiorno madre. Io e lui ci siamo fatti una bottiglia di vino la mattina. Bravo. Ma è il giornale, eh? Ah, dai, c'è il giornale. Come te mi ho avuto? A momenti morivo. Di ciò piavo io, no? Nel frattempo. Possiamo far sentire sì, che sera? È vero, c'è arrivato questo file. Papi ha incontrato Correani. È vero. Frate, lo sono riuscito a capire, insomma, dell'audio. Vai, manda l'audio. Guarda papi che diceva Correani. Ce la farai, vedrai che ce la fai. Non ce la fa. Noi la notte inventiamo, produciamo, dove sei? No, non hai capito cosa sto facendo. Ti manca un pochino Federico a te. Non piange però. Questa qui che c'è? Questa qui? Questa è la scena, si chiama G8. Bello perché cosa fate? Io ieri sera mi sono collegato io. Sono stato un po' lì. Mangiavete e basta. Beh, è la scena del giro quella lì. Buongiorno famiglia, buongiorno Umberto. Mangiavete, ma poi ti senti a Mughini con la sua voce delicata. Non vi cacca nemmeno, ragazzi, perché voi fate. Sì, lui va. Oggi solo non ce n'è nemmeno, piove, una tristezza oggi, guarda. Piove sul bagnato, guarda che tristezza oggi. Spartano Valentini è diventato uno chef. Ecco, ci sta guardando infatti. Sparto è diventato chef. Cos'è? La carbonara. Però non c'ha olio. Cucina senza olio. Perché questo che secco qui? Perché lui è in forma. Nemmiamo e noi, buongiorno veleno. Noi siamo fissati con l'olio. Ma che veleno come si cucina? Veleno te lo dice. Perché è un chef veleno? Veleno è il top del top. Che sa il veleno? Che avete mangiato veleno? Basta mangiare. Io che non vivo più di un'ora senza te. Stiamo aspettando il giornale. Ma poi il numero sta copiato, Pacchi. E ti sta guardando Pacchi, guarda. Tu chiamalo. Chiamalo. Buongiorno da capo, buongiorno Tiziano. Chiamo. Prosperi, ti chiama Spartaco, Prosperi. Che vuoi? Prosperi. Che vuoi Spartaco? Fai una domanda a Prosperi che ti risponde. No, non lo fa fare. Su cultura, su sport, medicina, emorroidi. Viabilità. Macchina di Sibia. Sì. Per caso è andata. Oh. Aspettiamo il giornale. Loro ci vanno di fine invece, ci dice Spart. No, Mirko. Ollo, ok. Cavo City. E chi è? È lei. La vedo che è lei. Si vuole una cosa sul banco, dai. Sì, guarda. Ollo, macchio. Guarda che non stanno bene ste ragazze. Mamma mia. C'è il giornale. C'è tutti i vigili al mobilificio. Sì, lo so. Vai. Per l'ordinanza. Prospero davanti a posto. Buongiorno Massimiliano. No, fanno una piazzetta nuova, se no si conosco. Una piazzetta nuova. Solo in cenebru, la mattina la tristezza. No, stamattina il nostro direttore è in London. Sì. Oh, via.
Attenzione, leggiamo questa notizia a parte la volta. A volte ritornano 110 profughi sull'isola. Vedi, finalmente i paesani. Sindaci compatti per il no. Ma perché? Tutti su paesani, secondo me. 110. Questi portano soldi. Questi qui è ricchezza, ragazzi. Oh. A come sei a dieta? Ma perché sei a dieta? Dice, no, no, no. Ospitiamole a Monte Cristo, dice Ferrari. Lei è grande. Io può fare. Sono anche comodi per aggiungere. Se sono dimenticato a campare, per un attimo. No, non li lasci lì. Li lasci lì. No, li lasci lì. A te ti lasciano lì. No, li lasci lì. Salviamo la storia, salviamo la storia. Cosa scegli? Domani che vuoi tirare? Ruggero Barbetti, troverò il modo di sostenere chi vorrà accogliere i migranti. Vieni. Mario Ferrari, facciamo di fronte alla crisi sociale di tanti nostri cittadini. Andrea Sciummei, il comune non ha strutture idonee per garantire l'accoglienza. De Santi, Bernard Blier, non ci sono le condizioni per ospitare tutte queste persone. Bernard Blier. E dove li mettiamo? A Monte Cristo. Qua c'è una a Monte Cristo. Allora vado anche dopo, che vado a fare a Monte Cristo? Barbetti rilancia su Pianosa. Barbetti rilancia su Pianosa. Vogliono mandare a Pianosa, te che dici che sei un cittadino? No, come? Si astiene. Anche Tiziana. Chi è Tiziana? Bellissima. Tiziana Mancusi. Bravissimo, bravissimo. Mi sembra di conoscere. Guarda, ha scritto, guarda. Ragazzi, non fate di mangiare, che sto a dieta. Te sei mai stato a dieta? Io una vita che sei a dieta. Che mangi di solito? Tutto. Pettino di pollo, poi spinaci. Con la testa stai a dieta, il tavolino no. È una cosa psicologica. Come te? Una vita dissociata. Bravo. Fatto una mangiata ieri sera. Chi sta a dieta è... Una mangiata ieri sera. Ecco qua la redazione sportiva alle nostre spalle. C'era anche la redazione sportiva. Noi siamo il direttore. Direttore. Tutti a stare con un completo. Che c'è? Cazzo guardi. Buongiorno, caffè, grazie. Come avete sentito dalla voce fuori campo, è entrata la redazione sportiva che ieri sera da mangiare insieme a me. E il signore era briaco. Io? No. Sembravo carico. Come fai a distinguere quando è briaco e quando non è briaco? Ma questo se non si più altro a me, come fai a distinguere? Sembra una foto segnaletica. Sì, infatti pensavo di scappare. Sai che vuol dire empiti? Empiti! Pensavano con pulitori! Senti, oggi non c'è tranne di grande. Senti, che ne pensi? Bene, aspetta, ti chiediamo un sposto. Oh, fai male. No, che ne pensi? Avete fatto l'audience? Non ancora. No, lo sanno male. Fate l'audience prima. Che ne pensi? Che ne pensi? Ma di cosa? Questa cosa mi frega. 110 profughi sull'isola, sindaci compatti per il no. È giusto. È giusto. Anche loro non barcavano. La redazione sportiva ha dato il suo out. I pigliavi tra poco. Si era? Dice che i 5 sanno giocare a bestia a pallone. Sì, no, 5 sì. Così, 5 chiama Matacera e diglielo. Dice i 5 sanno giocare a bestia. Dove le metterebbero? Poi altri 5 invece c'erano delle voci veramente buone. 110 sparsi? Sì, sì. Ognuno a casa. No, 6 per i comuni. Ma chi te? 6 per i comuni con meno di 2000 residenti. Rivesto la carne. A noi ce ne toccano 6. Allora 6 si può fare. Lasciamo perdere. E poi dopo il carne. Esce il barchino del latte. La relazione sportiva. Vieni. Piazza Grande, vedi? Piazza Santi Grande. Che pagano il mio pranzo, non ce n'è. Questa ragazza no, poteva essere quella che domino pezzo. Dove era? Anto, ma dove cazzo sei? Sono nascosto nel bosco, tutti i tipi che mi cercano una torcia, siamo le picette. Tutta palacchia a bomba, che la zia. No, 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 no.
non glielo chiederò mai, perché se parla delle partite siamo rovinati. Esatto, rovinati. Ma che c'è il Togliati sul? Venturini! Io mi piglierei la zampa, però! Non sa come tutto battato, ma c'è quelle mattinate in cui guarda, ognuno con il proprio telefono e spiccano, sai, le nuove generazioni. È rimasto solo Mughini e noi col giornale, guarda, tutta fidanzata. Addio, addio, niente, niente. No, oggi mi fa una ricerca sulle foto. No, vado a lui. No, qui. Fai l'odio. Ma come mai? Ci hanno rubato. L'hanno avuto gli inglesi. L'abbiamo scambiato a Londra. Con la CNBC. Lui a Londra e c'è i migranti a noi. Ha fatto un cambio equo. Sì. Ha detto punta al quarto, Regini. Ora questo weekend punta al quarto. Vuole fare la femmina. Tutta metti il profilo. Aspetta, alzo l'audience. Offendetelo, vaffanculo, a questo paese. Abbassa l'audience. Perché? Come c'è l'audience. Il prospero di massa non è, non è, ma bene così. Comunque posso proporre una cosa, ma io tengo 100 di immigrati, sono in... Vabbè, guarda, te te conosciamo, eh? Domanda fa un culo. Tempo è brutto. Finito. Però a lei guarda un po' come... Una volta c'era Bernacca, ora invece voglio dire, siamo migliorati. O quello con la barba sulla Rai, ve lo ricordate? Cos'è? È la più carina, di più carina. Ma a me mi calmano questo gruppone così. No. Mi vuole il ghiaccio. Che ha detto lo straniero? Vai a lei. Sono strano. Ce n'è lavoro. È motori. Ce n'è lavoro. Se non eravamo mia qui. Hai capito? Sì. Uno Gerio. Io la calpestata. Ecco. Che testa fusibile. Io ho la calpestata. Che c'è Mario? Del topo. Topo. Topo? Topo. Oh, c'è un po'. Buongiorno Luca. Siete alla canna del gas. Per forza, momento. È proprio la bomba. Che la segno canta. Sei, Simone? Sacchiapone. Vergine. Vergine, non preparate più a lunga scadenza. Del leone. Leone? Dov'è? Ce l'ho. Forse vi sentite eccessivamente intraprendenti. Assomigli un po' a Branco, secondo me, di profilo. Ma ciò nonostante, Branco, certe situazioni non si possono forzare. Questa è una rubrica nuova. Piuttosto movimentata la vita sentimentale. Malinconia. Quello è vero. Facci la faccia alla malinconia. Altro buono. Altro buono. Cade il gas. Guarda il mio. Te che segno sei? Io? Topo. Vergine, io sono vergine. Cominciate ad avere sempre più slancio, idee brillanti, fantasia. Non lasciate assopire. Ma datevi da fare con davvero? Ti ci rivedi un po'. Chi ti sei presentato? Sì. Te? Arcide? Io Arcide, sono Foletti e Gianluca. Siamo fatti, senti. Loro due imbrancamente, e poi ci hanno imbriaco, Ma un collegamento da Tunisi? Ti arrivi a fine. Non lo vuoi fare. Solforetti e il gatto sono fatti imbrancamente. Arcide la grappa, io un zucco e frutta la pesca. Ma ora in collegamento. Il collegamento a Tunisi. Non lo vuoi fare. Scirocco. Franco Volpi, bello. Oggi li stiamo facendo addormentare, sti ragazzi. Sì, c'è il tempo sì. Così. Ma infatti la staccamo, poi che c'è. Giocatrice trans, un caso, il CONI Tiffany in regola. Guarda con l'uccellino, parlo pure. Buongiorno Franco, stamane è così, dai su, chiudiamo col trans. Avete abilito il nostro... Gnò. Regino.
Forse mi cercare. Non so un quadrato. 108, 109. E stavolta siamo stanchi perché c'è un tempo di merda, effettivamente. Dove vai? Sei svegliato ora? No, due ore di vacanze di caffè Luca la voce. Sono stagionate. Visto che regalo c'è lì? Chiudono le nomadi nel cassonetto e filmano per il web. Noi non ce l'abbiamo 110 cassonetti, quindi. Le nostre se vanno dentro ne finiamo più. Che ci mette? Che ci per tutto. Che ci mette? Dove cozza? Andiamo. Teologia. Posso venire? Stamani è così, dai, senza Federico Regini. Non cambiamo. Che forte. Arrivederci a tutti. Bella barba. Stamattina non c'è tribuna politica, non c'è nulla. Va bene così, non può. È una colazione improvvisa, non può essere sempre. E nessuno mangia, nessuno beve, che colazione? Hanno già fatto. Siamo qui a parlare così. Non puoi sempre sperare che ci sia lo scoop, lo scoop. C'è anche quelle mattine che sei una colazione normalissima. Così. Così finisce tristemente un ospite nuovo va, un ospite vecchio. Così finisce tristemente la settimana. Sì. Già sull'aereo. Sì. Finisce così con queste due facce. In vacanza. Il banchiere va nella City, il banchiere. A London, City Bank. E noi sai come porta la bretta, vai. Apriti gli occhi. Va lì, questo va lì e si compra Dubai. Altro che quelli di ieri. Quelli là dell'altro ieri. Dubai. Dubai. Anche tre bye, Federico. Vai. Arrivederci.